In contatto telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile per conoscere gli aggiornamenti meteo del fine settimana. Giuseppe, dopo l'ondata di caldo intenso che ha interessato il nostro territorio, il tempo ci ha regalato un po' di sollievo dalle alte temperature. Ma prima di scoprire gli sviluppi per il prossimo weekend, vogliamo informare i nostri telespettatori sulla situazione attuale. Sì, buongiorno. La nostra regione continua ad essere interessata nuovamente quindi dall'anticiclone nordafricano, il quale andrà intensificandosi proprio nel corso di questo fine settimana, raggiungendo la massima potenza nella giornata di domenica. Oggi avremo cielo sereno ovunque, a parte qualche velatura. Le temperature faranno registrare valori molto elevati, in modo particolare nelle aree interne. La ventilazione risulterà debole, a regime di brezza, e il mare quasi calmo o poco mosso. E queste alte temperature si registreranno anche per quanto riguarda le giornate appunto di sabato e domenica? Sì, nel corso di questo fine settimana il caldo andrà accentuandosi e in particolare per domani, sabato 22 luglio, prevediamo un cielo sereno poco nuvoloso ovunque, a parte addensamenti pomeridiani nelle aree montuose, dove potrebbe verificarsi qualche isolato piovasco, ma le probabilità sono molto basse. Le temperature saranno stazionarie su valori molto elevati, al di sopra dei 30 gradi centigradi ovunque, venti deboli di direzione variabile, con brezze sotto costa nelle ore centrali della giornata, mare quasi calmo con lieve aumento del moto ondoso nel corso del pomeriggio. Domenica 23 del tempo con cielo sereno ovunque, temperature in ulteriore aumento con valori massimi anche oltre i 35 gradi centigradi nelle aree interne del Cilento e sul Vallo di Diano, venti deboli e mare calmo. Va segnalato l'aumento del tasso di umidità che, specie durante il pomeriggio, determinerà condizioni di caldo molto afoso, in modo particolare nelle aree in prossimità della costa. Come si svilupperà invece la situazione per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana? Sì, lunedì avremo ancora iniziali condizioni di bel tempo con temperature molto elevate. Dal pomeriggio però l'alta pressione inizierà a cedere e arriveranno le prime nubi che potranno causare qualche isolato piovasco, segnatamente nelle aree montuose. Si tratterà di episodi sparsi e di poco vento. Da martedì l'alta pressione dovrebbe soccombere, anche se solo temporaneamente, per l'arrivo di una depressione dalle isole britanniche. Si tratta di un vortice colmo di aria molto fresca e incolta, che interesserà solo marginalmente la nostra regione, poiché le analisi numeriche al momento ipotizzano una traiettoria piuttosto orientale. Osservate la freccia nera che ho riportato sulla cartina, questa mappa è prevista per la giornata di lunedì. In modo particolare la nostra regione verrebbe interessata maggiormente nella giornata di mercoledì, quando si potrebbero avere anche rovesci a carattere di temporale. Pertanto, già da martedì avremo un rinforzo del vento da maestrale e un netto calo delle temperature, quindi un ricambio d'aria che verrà avvertito maggiormente nella giornata di mercoledì 26, quando, ripeto, potrebbero verificarsi temporali soprattutto nelle aree montuose. Quindi avremo una pausa del caldo tra martedì e giovedì con condizioni meteoclimatiche gradevoli, anche se con il fastidio del vento. Per concludere, Giuseppe, è possibile fare una previsione a lungo termine, considerato anche che, data l'assenza di piogge, il rischio di incendi rimane ancora alto? Possiamo dare qualche informazione in più relativamente all'evoluzione prevista per la fine della prossima settimana, quindi nell'ultimo fine settimana di luglio, 29-30. Purtroppo, proprio da venerdì al massimo sabato, molto probabilmente avremo un ritorno in grande stile del caldo, il quale potrebbe insistere almeno fino ai primi di agosto. E si tratterà di un'ondata di caldo dalle caratteristiche
comunque sempre a fuse, quindi più o meno come quello che avremo in questi giorni. Ma per maggiori dettagli invito gli spettatori a visitare il sito meteoceleto.it.